Una piazza della Rinascita a Pescara piena di gente, questo Race of the Cure di Pescara 2019, la prevenzione e la cura del tumore al seno. Professore, si sta tanto lavorando e la vostra associazione sta facendo tanto in questo senso? Beh, noi sono 20 anni che cerchiamo di dare il nostro contributo per tenere alta l'attenzione su un tema così importante come quello dei tumori del seno, tumore principale nelle donne. Un tumore altamente curabile, soprattutto se viene identificato in fase iniziale, ed ecco perché insistiamo tanto per convincere le donne a fare gli esami di prevenzione, perché se una ha la sfortuna di sviluppare questa malattia, se la identifica in fase iniziale ha possibilità molto alte, sopra il 90% di guarigione, e può essere trattata con cure meno invasive. Se invece la diagnosi è più tardiva, si guarisce lo stesso, ma le percentuali scendono e spesso c'è bisogno di trattamenti più impegnativi. Qual è il consiglio del medico, del professore, del chirurgo? Cosa bisogna fare per prevenire e soprattutto qualche consiglio utile per queste persone? Ma intanto, diciamo, per ridurre il rischio di ammalarsi bisogna cercare di avere uno stile di vita sano, quindi mangiare bene, mantenersi attivi fisicamente, cercare di tenere un benessere mentale, sono tutte cose che aiutano a ridurre, quindi a una prevenzione primaria, a ridurre il rischio di ammalarsi. Ma è molto importante, come dicevo prima, anche fare ogni anno per le donne dai 40 anni in poi una mammografia, che è l'esame, un esame radiografico del seno, che può identificare eventuali cambiamenti in una fase così iniziale che ancora non li rende percepibili alla visita clinica. E appunto confrontarsi eventualmente con un tumore del seno in queste condizioni di vantaggio permette di venirne fuori in maniera molto semplice. Quindi proteggere la salute è la cosa importante, non aver paura di fare i controlli e dedicarsi quell'ora che serve ogni anno per andare a fare questo esame, che può davvero fare la differenza.